Mister, una sconfitta in casa dopo diversi risultati utili consecutivi. Qual è il rammarico? Non aver pareggiato nel secondo tempo o aver concesso un primo tempo agli avversari? No, siamo arrabbiati, sono e spero che i miei ragazzi lo siano quanto me, perché oltre alla sconfitta non mi è piaciuto per niente il primo tempo, ma soprattutto i primi 20 minuti, nonostante dopo 30 secondi un calcio d'angolo per noi che già ci poteva portare in vantaggio, ma l'ho detto prima, se noi decelleriamo anche solo di 20 minuti, di mezz'ora, sappiamo che possiamo andare in difficoltà. È vero che loro hanno vinto la partita, l'unico tiro in porta che hanno fatto, ma prendere una verticalizzazione dal loro difensore centrale di sinistra e farsi tagliare tutta la squadra e calciare in porta, questo non lo possiamo e non lo dobbiamo concedere. Se vogliamo arrivare all'obiettivo. Quindi poi il secondo tempo ovviamente siamo negli spogliatoi, ci siamo messi un poco meglio e si è vista la differenza perché i ragazzi ci hanno provato fino all'ultimo secondo, quindi questo è importante. Però dopo il calcio è così, quando uno nei primi 20 minuti stacca la spina, poi dopo diventa difficile rientrare in partita e la sorte poi ci ha messo del suo perché hanno preso due pali, delle occasioni importanti a tu per tu con il portiere, quindi c'è da lavorare, ma soprattutto bisogna essere arrabbiati per questa sconfitta. Il Procida ha richiesto anche un calcio di rigore a inizio secondo tempo. Sì, almeno della mia posizione sembrava fallo di mani netto, però l'arbitro ha deciso così. Accettiamo le decisioni, forse poteva essere un po' più equo nelle decisioni, però fa parte del gioco, come giochiamo noi giocano loro. La prossima sicuramente sarà a favore nostro. Detto qualcosa a Minauda per il rosso a fine gara? Sì, queste sono cose che dobbiamo evitare perché oltre capisco la frustrazione, capisco che si voleva vincere, capisco tutto, ma poi queste cose qua non le dobbiamo fare perché andare a giocare domenica prossima senza Minauta, che per noi è un giocatore importante, ci ha fatto un danno a noi e alla squadra. Quindi ora a caldo non si dice niente, però ovviamente Martini mi sentiranno, ma un po' tutti perché è un peccato non uscire con i punti da questa partita. Procida era anche a un passo dalla zona playoff, oggi ha sofferto un po' di vertigini. No, i ragazzi, come ho detto dopo le prime 5 partite che non la dovevamo guardare la classifica, così ho detto dopo le seconde 5. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita perché è un campionato molto difficile, ma soprattutto equilibrato. Basta vedere oggi il Casal di Principe, che comunque aveva 9 punti in classifica, ma penso che sia una signora squadra e l'abbia dimostrato. Il nostro errore non deve essere guardare la classifica, dobbiamo guardare partita dopo partita. Oggi è venuto il Casal di Principe e dovevamo fare meglio. Domenica prossima andiamo a Cardito, anche se sono là sopra, ma noi andiamo a giocarci sempre la partita per i 3 punti.